Va bene, gente. Buongiorno, cosa? Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona Pasqua, buon Natale. Che ne so quando vedete il video. Ebbene sì, come avete visto dal titolo, vi sto dicendo una grossa verità che vi sconvolgerà molto, molto profondamente. Ebbene sì, il cliente non ha sempre ragione. C'è anche un motivo, perché il cliente è cliente. Il fatto che paga non è che compra la ragione pagando, no? Mi pare ovvio. Quindi, quando un cliente paga, paga un servizio o un oggetto o un qualsiasi cosa, sto parlando di clienti in generale, ma non paga la ragione, perché anche il cliente sbaglia. Diciamo che il 90% dei clienti non ha ragione. Ma insomma, secondo te come deve essere il nostro rapporto allora? Qualcosa di diverso, di speciale. Non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Una vita con. Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Qualcosa di diverso, di speciale, di straordinario, di fantastico, di sorprendente. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermate, uguale. Quindi, riportando il tutto al settore ristorazione di cui sono più specializzato, diciamo appunto che il cliente non ha quasi mai ragione. Il cliente tende a voler aver ragione perché paga. E la cosa è molto, 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 molto stupida. Nel mio periodo da cameriere, perché ho fatto anche periodo da cameriere, perché nella vita bisogna saper fare tutto. Ma non di bischierate, quello che tu mi chiedi è un'utopia. Ah, è utopia? Pretendere che una donna cerchi nell'altro. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Se lo beva lei. Scusi, lei è toscano? Che si vede? Ah, lei è quello che parla male del Papa? Ci mancherebbe altro. Scusi, eh. Caffè normale? Sì, con utopia, soltanto con utopia. Non potete mai immaginare quante volte ho portato una caraffa di vino alla spina e me l'hanno mandato indietro perché sapeva di tappo. Le cose sono due, o mettevano i tappi dentro dentro le cose di vino, perché il vino alla spina, il tappo non lo vede neanche in fotografia. Quindi, questo è un piccolo esempio. Non, ho avuto clienti che mi volevano picchiare perché il piatto era in ritardo. Ci sono una marea veramente di situazioni dove potreste capire effettivamente, ci vorrebbe una telecamera che riprende. E il cliente, molte volte, il cliente è pure idiota oltre a non aver ragione. Perché quando uno non ha ragione e la vuole avere a tutti i costi, dopo il cliente è quello che vuole fare il figo, che se ne intende, che vuole far vedere che se ne intende, magari per far colpo sulla sua bella, quello è il peggiore di tutti. Michele, voglio mettere alla prova la tua fama di intenditore di whisky. Questo lo riconosci? Colore chiaro. È whisky di malto. E con un gusto così pulito non può essere che Glenlivet. Bravo. Perché quello che veramente non ci capisce è una mazza e vuol far vedere che se ne intende. E allora il povero cameriere, che è praticamente subissato da altri clienti e che è subissato dai cuochi che rompono le palle, lo so. Si ritrova davanti un cliente che vuol fare l'estroso, lo splendido, ed è una vera rottura di coglioni. Lascia proprio libertà di parola. Il cliente a volte è rompipalle. Appunto, solo perché paga, non ha diritto ad aver ragione.
mi pare una cosa ovvia e sacrosanta, ma in qualsiasi attività, dico, specificatamente nella ristorazione, perché l'esperienza che ho è quella. Quindi io proporrei, già qualcuno l'ha proposto, di fare un trip advisor al contrario, nel senso i ristoratori, gli albergatori mettono il nome del cliente e scrivono se il cliente è un buon cliente o se no, o se è un cliente cagacazzo. Anche quella di TripAdvisor è bella però, perché la maggior parte di gente che sputa sentenze sui locali, poi cosa fa? Lo fa sotto nome, col cognome, con l'iniziale puntata, senza fotografia. No, ci mettete nome, cognome, indirizzo e metteteci la faccia e dite: questo locale mi ha fatto schifo. Si può succedere che la cucina non sia, anche se io ai locali gli darei due chance almeno, perché la prima volta può essere un caso, la seconda volta non è più un caso. Se si mangia di merda, quindi il problema con sto piatto che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no muoio. Ma è inutile fare scenate per avere lo sconto. Mangi di merda in un locale, basta, non ci vai più. Dopo magari gli fai anche cattiva pubblicità dicendo a qualcuno che gli vuole andare, che vuole andarci, no, mi spiace, guarda, non andarci perché non si mangia bene. Però fare la scenata nel locale, ma è proprio da idioti e dal cliente che vuole sempre aver ragione, ma non ce l'ha, perché anche se hai mangiato di merda, paghi perché comunque un servizio l'hai ricevuto, anche se male l'hai ricevuto, paghi. Poi non ci vai più e gli fai cattiva pubblicità, perché ovviamente se mangi male è normale che uno fa cattiva pubblicità. Quindi adesso con Antonello ci metteremo d'accordo e faremo un trip advisor dei clienti. Antonello, se tu stai ascoltando questo video, rispondi, fammi sapere che anche tu ci sei. È una bella applicazione, il trip advisor dei clienti. Poi sono cazzi vostri. Vedi di vicino. Vi dico una cosa, un segreto. Se al cameriere gli rompete troppo le palle, poi vi sputa il piatto. Date retta a me.